Una grande soddisfazione, possiamo dire una riconferma della fiducia che ci è stata già data nel 2014 e forse anche una riconferma del lavoro fatto in questi 5 anni. Te lo aspettavi una vittoria al primo turno? Io non faccio mai le previsioni, quindi no, assolutamente non ho fatto né proiezioni né previsioni. Abbiamo lavorato fino all'ultimo giorno in comune, abbiamo fatto tanti incontri per i quartieri, per informare la cittadinanza, perché a volte la difficoltà più grande è proprio quella, no? Trasmettere il lavoro fatto, perché un conto è vivere la macchina amministrativa, un conto stare all'esterno. Penso che ci siamo riusciti a questo punto. Continuerà il lavoro fatto negli ultimi 5 anni con Francesco Acquaroli, da dove ripartire? Partiamo da ieri, anzi da stamattina, non ci sarà momento di rottura assolutamente. È stato importante anche fare un anno da vice sindaco, 5 anni da vice sindaco, assessore alla pubblica istruzione, servizi sociali e anche un anno da sindaco facente funzioni. Sicuramente è stato un periodo di rodaggio importante, forse un segno promanitore, chissà. A chi dedichi questa vittoria? Questa è una domanda che non mi ha fatto ancora nessuno. Guardi, sicuramente, qui arriva un po' di commozione. Sicuramente a mio padre, che è venuto a mancare nel 2014 proprio durante la nostra elezione, perché da lui ho preso tanta determinazione, tanta tenacia e tanto senso di responsabilità. Quindi queste sono delle doti che lui mi ha trasferito, quindi a lui vorrei dedicare questa vittoria. Alla mia famiglia, che ha sofferto tanto in questi 5 anni, sia per la sua mancanza ma anche per la mia poca presenza a casa, soprattutto mio figlio di 5 anni. E poi a tutta la squadra, a Francesco Acquaroli, che è stato un po' il pioniere di questo progetto, a Giulio Caciotti, che è il vice sindaco, l'attuale vice sindaco ormai possiamo dirlo, e a tutta la squadra, a tutte le persone che ci hanno messo la faccia per questo progetto e quindi per Potenza Picena. Giulio, ciao.